Siamo con il direttore artistico del Paisiello Festival, Lorenzo Mattei. Un evento, una manifestazione che vuole sottolineare un rapporto forte, anche artistico, tra le città di Taranto e la città di Napoli, accomunate queste due collettività dall'arte, dalla musica nello specifico. Certo, naturalmente il Regno di Napoli, che vedeva Napoli come capitale, individuava in Taranto un centro di cultura fin dal Settecento. Paisiello non a caso ha avuto la sua formazione qui a Taranto e poi l'ha completata nell'età adolescenziale a Napoli. Questo legame biografico di Paisiello deve riflettersi su un legame attuale tra i sindaci che questa sera si incontreranno, all'insegna di iniziative culturali che devono avvicinare le città del meridione d'Italia, che purtroppo è accusato di tante defaillance, di tanti problemi, invece è detentore della cultura con la C maiuscola. E quindi soprattutto la creatività, che è proprio il punto fondamentale nell'arte, nella musica. Solo che vedremo che molti dei napoletani d'adozione erano pugliesi di origine, come Paisiello, Piccinni, Leo, Sarro, tantissimi altri grandi maestri del Settecento e dell'Ottocento. Quindi, nella consapevolezza che Puglia e Campania hanno queste radici culturali in comune, sarebbe bene attivarsi anche sul piano delle istituzioni e delle collaborazioni.